Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale. Mi sono arrivate in questo periodo parecchie mail dove molti di voi mi chiedevano consigli, a molti di voi ho risposto e molti altri davano a me consigli su alcuni argomenti da trattare, su alcune tematiche, su cose importanti. Credo di aver risposto un po' a tutti quanti e voglio realizzare questo video avendo raccolto un po' di consigli per poterli dare a voi che adesso state per ascoltare. Quindi se siete neopapà o se avete intenzione di diventarlo da qui a poco o se state per diventarlo, ascoltate questi consigli perché sono consigli di veri esperti, cioè di altri papà. Consiglio numero 1. Vi accorgerete che il gioco si fa duro, si fa durissimo, e quando il gioco si fa duro, fate una pausa. Ci sono dei momenti in cui il mondo cospira o cospirerà per far impazzire i neopatri, quando non hai dormito, quando il bambino sta piangendo, il telefono squilla, il latte bolle e soprattutto il tuo partner è irritabilissima. Vi premetto che gli ormoni della gravidanza a quanto pare sembra che durino altri 2 anni dopo il parto, quindi mettetevi l'anima in pace, mettiamoci l'anima in pace. Esci, fai tanti bei respironi, perché sarà aria nei polmoni di cui avrai tantissimo bisogno per riportarti nella mischia. Ricordati, regola numero 1, tu non sei Rambo. Consiglio numero 2. Rendi il tempo con la tua famiglia una priorità. Ripensando da qui agli anni passati, non ti sarei certo pentito di aver passato più tempo al lavoro che tempo in famiglia, perché il tempo con la famiglia non ce lo ridà assolutamente nessuno. Il tempo anche soltanto a guardare nostro figlio che dorme, il tempo trascorso giocando sul pavimento, sono momenti che non ci ridarà mai più nessuno. Quindi, più che pentirci di non aver lavorato di più, rischiamo di poterci pentire di non essere stati più tempo con i nostri figli. Quindi godiamoci questo momento, godiamoci questa fantastica scusa per stare in giro a non fare niente. Come si dice a Roma, a riposamose, cioè riposiamoci. Consiglio numero 3. Abbiamo poi una grandissima opportunità di poter stare sempre a giocare. Non vi ricordate più come si gioca? Non vi preoccupate, ci penserà il vostro bambino a farvelo ricordare. Consiglio numero 4. Approfittate adesso della portabilità del vostro bambino, perché quando sarà più grande e camminerà sarete voi a dovergli correre dietro. Adesso che potete portarlo con voi pressoché ovunque, portatelo in giro, uscite. La stimolazione dicono che faccia benissimo ai bambini e i bambini sono dei grandissimi compagni d'avventura. Quindi portateli al museo, al giardino zoologico o anche soltanto per un giro in centro. Il consiglio numero 5 è quello che troviamo sempre un po' dappertutto quando facciamo anche soltanto una semplice ricerca su internet, cioè quella di mostrarci sempre, ma non solo a parole, ma anche e soprattutto nei fatti, mostrarci sempre disponibili per il nostro partner. Il nostro partner deve sapere che noi ci siamo sempre, anche soltanto con le orecchie, anche soltanto per ascoltare i suoi sfoghi. Ci sarà sempre un momento per far capire alla mamma del nostro bambino che siamo a sua disposizione. Le ultime parole nella coppia devono essere sempre le nostre. Sì, cara. Va bene, caro. Il consiglio numero 6. Cercate di non pianificare troppe cose tutte quante in un giorno, perché quando siete coinvolti con un bambino, tutto, ma proprio tutto, richiede molto più tempo. Non è più come quando ai bei tempi correvamo a destra e a sinistra, magari ci cambiavamo in macchina, passavamo dalla tuta in giacca e cravatta e poi ci rimettevamo la tuta. Rischieremmo di andare ad una riunione importante, magari con una bella macchia di rigurgito sulla spalla, oppure con una puzza di cacca addosso. Il consiglio numero 7 è: se hai un dubbio sanitario sul tuo bebè, chiama sempre il pediatra. Non avere paura e non farti prendere dal panico. Perché ci sono 3 tipi di papà. Quello sicurissimo di sé. No, non c'è problema, non chiamare nessuno, ci penso io. Ho letto il manuale delle giovani marmotte, faccio tutto quanto io, dammi un po' di acqua e sale, sistemiamo tutto. Il secondo tipo di papà, quello ansioso. Oddio, dottore. Magari quello chiama però. Dottore, dottore, senta, mio figlio respira malissimo. E poi c'è il terzo tipo, fantastico. Io lo chiamo, però ci parli tu. Il consiglio numero 8 è di parlare della vostra esperienza e dei vostri dubbi anche con altri papà. Non abbiate paura di essere diventati padre. Non abbiate paura, e non infastiditevi, della classica frase: è finita la pacchia. Il consiglio numero 9 è uno dei più importanti che mi sento di dare. Abbiate cura di voi, tenete d'occhio la guida, la dieta e l'assunzione di rischi. Il vostro bambino ha bisogno di voi per moltissimo tempo ed essere un papà sano e felice è il più grande dono che si possa fare ai vostri figli. Consiglio numero 10. Seguite sempre il vostro istinto e intuizione. Ascoltate i consigli degli altri, leggete storie di altri genitori, consultate gli esperti, guardate i miei video, ma considerate sempre che voi siete l'autorità per vostro figlio. Nessuno conoscerà il vostro bambino meglio di voi o del vostro partner. La regola d'oro è:
ogni bambino è un mondo a sé ed ogni padre è unico per suo figlio. Siamo giunti così alla fine di questo video, spero che possa essere stato utile per molti di voi. Se avete domande vi ricordo di scriverle nei commenti, vi invito a commentare, a farmi sapere che cosa ne pensate di questi consigli, se sono stupidaggini o se c'è qualcosa di serio. Come vi ripeto, non sono un pediatra, non sono un esperto, sono soltanto un padre che mette a disposizione di altri padri la propria esperienza, i propri racconti, le proprie storie. Vi ringrazio di avermi seguito, se vorrete lasciarmi un like mi farete estremamente piacere e vi invito a seguire il canale e a condividere questo video sui profili social dei vostri amici che sapete che stanno magari per diventare papà. Grazie a tutti, al prossimo video.